Oh, bentornati guerrieri e bentornate guerriere qui su Eller Channel. Oggi finalmente riesco a registrare un video, anche se, raga, ancora sta voce qua, mi spiace. Ieri me la sono cavata con un video un po' particolare e oggi vorrei parlarvi appunto di quello che è successo ieri e quindi di come trasformare un problema, a volte anche un problema percepito in modo molto molto pesante, in una grande opportunità, magari anche divertente e che magari vi dà anche gioia in un momento di buio. Quindi, se siete curiosi di fare qualche riflessione insieme a me con questa voce qua, ovviamente non mi rimane che invitarvi a guardare questo video, ma prima vi chiedo di mettere un bel like, di iscrivervi al canale e di attivare le notifiche in modo da rimanere sempre aggiornati sui video di Eller Channel. Io vi mando il solito bacio e vi aspetto dopo la sigla. Oh, bentornati guerrieri, bentornate guerriere qui su Eller Channel. Come vedete sto seguendo il vostro consiglio di tenere il più possibile i capelli così, veramente, raga. Ieri un pochettino mi stavano, oggi fanno già schifo, mi vergogno tantissimo, però non avendo i venti e non potendo lavare ogni 2x3 la testa, perché appunto non sto bene, mi devo accontentare e vi accontenterete anche voi di vedermi come una pazza fulminata con questi capelli. Vabbè, ma bando alle ciance, torniamo a noi e soprattutto parliamo di quello che mi è successo in questi giorni. Allora, come tantissimi di voi sicuramente, in questi giorni purtroppo mi è tornata l'influenza. Mi è tornata l'influenza, in realtà è un'influenza nuova, nel senso che non credo che sia legata a quella di prima. Praticamente quest'anno l'avevo già fatta, tipo il mese scorso avevo già avuto lì, però avevo avuto anche la febbre alta, ero stata proprio molto male ed ero stata afona anche lì. Qui stessa cosa, però praticamente i primi giorni mi è solo andata via la voce. Poi ho iniziato a stare male, ad avere la tosse e ad avere anche proprio tutto il blocco di catarro qua davanti e niente, non riuscivo a parlare. Allora, come sapete, come potete immaginare, dovendo pubblicare un video al giorno, tendenzialmente cerco di farne sempre un po' di più e di caricarli sul canale in modo tale da riuscire ad essere sempre qualche giorno avanti, cioè a non dovermi ridurre a girare il video pomeriggio per poterlo caricare il giorno dopo. Il problema è che in questi giorni veramente non ce l'ho fatta, ma più che altro che non avevo proprio assolutamente voce. Questa cosa mi ha disturbato veramente tanto perché purtroppo io oramai lo so che ho una salute molto cagionevole, che il mio fisico non è come quello degli altri, per cui purtroppo ho questa, chiamiamola, particolarità di ammalarmi molto molto spesso e quindi di dover rimanere a casa molto spesso, per cui mi saltano gli incontri di lavoro, mi saltano gli incontri di piacere. Per esempio, oggi avrei dovuto andare a trovare Spink, Adriana del canale Spink Makeup and Hair, ad un suo evento in cui mi avrebbe voluto presentare anche una persona. Non sono potuta andare. Adriana, veramente carinissima, mi ha mandato 100.000 messaggi perché ha capito che stavo male quando le ho mandato il messaggio. Però non è una bella cosa. Il 10, quindi tra qualche giorno, c'è la mia conferenza alla libreria esoterica e ovviamente sono preoccupata anche del mio proprio stato fisico, perché non è facile affrontare una conferenza con delle persone e avere questo stato di salute così precario, magari pensare di non riuscire a parlare bene o di avere delle difficoltà. Insomma, tutte queste cose vi garantisco che
Anche se chi li ascolta dice: ma no, Eller, tu sei una forza, non ti preoccupare, cioè, mi date sempre una grandissima carica, io di questo veramente sono molto grata e vi ringrazio con tutto il cuore. Però credetemi, vivere tutta la vita così, tra l'altro con questa consapevolezza, con l'incertezza completa e totale del proprio domani, perché quando non c'è la salute non c'è niente, ragazzi, non c'è lavoro, non c'è famiglia, vedi i tuoi familiari che soffrono per te, che ti devono star dietro al posto di fare le loro cose, perché giustamente tu vieni prima perché sei un affetto, per cui vieni prima delle altre cose, però li vedi che devono rinunciare a delle cose per star dietro a te che hai la febbre o che non stai bene. E queste cose a me purtroppo mi fanno girare le scatole in una maniera veramente incredibile. Poi negli ultimi anni, soprattutto in inverno, in questo periodo, ottobre, novembre, gennaio, febbraio, sempre, l'anno scorso ho avuto una polmonite che ho rischiato di morire, sono stata in ospedale, se vi ricordate vi ho fatto anche il video sul pronto soccorso che mi ha lasciato in barella 8 ore con 40 e passa di febbre. 2 anni fa ho avuto in continuazione la febbre, per tutto l'inverno ho fatto ogni 15 giorni febbre. 3 anni fa idem, 4 anni fa mi hanno dovuto operare d'urgenza perché avevo dei tumori benigni, dei fibromi all'utero e mi hanno operato d'urgenza. Io, raga, non ce la faccio più, cioè non si può ogni giorno, ogni anno pensare che questi 4 mesi d'inverno io rischio la vita, perché l'anno scorso veramente ho rischiato la vita, perché quando mi hanno ricoverata ero veramente in fin di vita. 4 anni fa la stessa cosa. E veramente non si può vivere, cioè non è una vita serena quella di chi è consapevole di questo stato di fatto della propria salute e purtroppo ne deve prendere atto. Per cui in questi giorni che mi è venuta di nuovo l'influenza, che io pensavo che oramai l'avevo già fatta, ho detto vabbè, non la faccio più, mi copro anche molto bene, sto anche molto attenta, ho sempre la sciarpa oppure ho sempre i maglioni a vita alta. Sto sempre molto attenta, in casa ci sono 25 gradi, ragazzi, sto attenta a non prendere i colpi di freddo, sto attenta a tutto, insomma, eppure ogni anno è sempre il solito disastro. E quindi, appunto, dicevo, quest'ultima influenza che non me l'aspettavo assolutamente che mi sarebbe venuta, l'ho presa un po' male, ve lo dico proprio sinceramente, l'ho presa veramente male. L'altra sera ho pianto per tutta la sera, ma proprio piangere tipo singhiozzoni, ce l'avete presente i bambini quando piangono proprio, ecco, praticamente ho fatto tutta la sera così. E alla fin fine ho parlato tantissimo con Mr. X che mi sta vicino, non so dire come, non so neanche spiegare come, è veramente una persona indispensabile in questo momento. E niente, quindi parlando anche con lui gli ho detto: guarda, io so come sono fatta io, devi aiutarmi perché ognuno di noi reagisce a proprio modo. Io inizio ad andare in questo tunnel senza uscita, in questo tunnel oscuro, inizio ad infilarmici quando non riesco a far sì che un problema diventi per me una sfida o un'opportunità di fare di questo problema, di renderlo positivo. Quando io non riesco a trasmutare le cose così, inizio a non vedere più l'uscita del tunnel e boh, cado veramente in un turbine di tristezza, pessimismo e fastidio incredibile. Ma sono consapevole, che è un problema mio. Sono perfettamente consapevole e sono perfettamente consapevole che è mia responsabilità uscire da questo tunnel vorticoso di negatività. E quindi appunto l'altra sera, anche se mi sono un po' sfogata, perché comunque stanno succedendo un po' di cose, non solo quella dell'influenza, ma purtroppo non è un buon momento a livello di salute, di macchina biologica, e d'altra parte invece è un momento meraviglioso e ricco di energia per tutto il resto, per cui c'è proprio un dislivello tra la mia macchina biologica e tutto il mio essere, tutta la mia essenza che è
è enorme, il divario è veramente enorme ed è difficile reggerlo perché io vorrei fare un milione di cose, ma il mio corpo non me lo permette. E quindi è un po' pesante prenderla, è stato un po' pesante prenderla, affrontarla come cosa. E quindi niente, appunto, sono arrivata al punto che io finisco in questi turbini quando non riesco veramente a trasmutare le cose da negative a farle diventare invece un punto di forza. E quindi cosa è successo? È successo che in pratica stavo rimanendo senza video perché avevo finito il ciclo di tutti i video caricati e non avevo altri video da caricare sul canale. E quindi cosa ho pensato di fare? Su suggerimento di Mister X, ma comunque poi l'abbiamo vista insieme la cosa, proprio mi ha detto questo: trasforma il tuo problema in un punto di forza. E quindi prova a realizzare un video completamente fuori da quello che sono i tuoi canoni, perché in questo momento nei tuoi canoni non puoi starci, perché ti manca una cosa fondamentale, ovvero la voce. E quindi avevo pensato di realizzare uno dei soliti video come quello del Thanksgiving Day, piuttosto che l'altro, l'introduzione alla presenza, con le immagini e le scritte. E invece appunto Mister X mi ha suggerito di scrivere questi fogli, che poi sono quelli che ho usato ieri per registrare il video, e fare un video con i fogli scritti, come quelli appunto che spesso si vedono girare sui social. Io veramente ho colto l'opportunità perché non sapevo neanche cosa dire in un video di quel genere, cosa scrivo in un video dove tiro avanti e indietro i fogli. E ho colto l'opportunità proprio per scrivere esattamente quello che avevo nel cuore. Quando riusciamo a fare di un problema, di una debolezza, riusciamo a trasmutarlo in un'opportunità di forza, e addirittura magari a veicolare qualche cosa in un modo diverso, sperimentando una modalità diversa rispetto a quella che abbiamo sempre avuto, e magari riusciamo a farlo diventare anche un punto di partenza per qualcosa di più, per una riflessione un po' più profonda, perché quella è una dimostrazione concreta, perché non avevo voce, cioè io parlavo e non usciva niente, e quindi è una dimostrazione concreta che mancava una cosa e ne è stata creata un'altra per sopperire a quella e per riuscire comunque a mantenere una promessa, soprattutto in questo periodo. Adesso ci sono appena state le votazioni per il referendum, c'è appena stata la campagna elettorale americana, quella dove ha vinto Donald Trump. Noi vediamo, siamo circondati da persone che dovrebbero essere i nostri punti di riferimento, e sono persone che non riescono proprio, non si sa come mai, ma quando arrivano lì non riescono a mantenere tutto quello che hanno promesso. E io le capisco, perché magari gli va via la voce anche a loro. Ovviamente va via la voce è un po' metaforico e simbolico per rappresentare un problema concreto che uno magari non si aspetta. Ecco, però io volevo dimostrare che se uno vuole, la soluzione la può trovare. Di sicuro non può trovare la soluzione di un problema all'interno, cioè pensando come il problema, come ciò che ha generato il problema. Bisogna pensare in un modo diverso, bisogna affrontare la situazione da un punto di vista completamente esterno, da un punto di vista, non dico opposto, ma completamente diverso, con delle basi diverse, delle strutture diverse, magari anche senza strutture, cercare di lasciar libera la mente affinché si possa concretizzare dal nulla una figura che invece è proprio quella che magari ci serve. E niente, raga, la mia riflessione di oggi è questa. Andatevi a vedere, se non lo avete visto, il video coi cartelli, ve lo metto nelle schede. E mi auguro davvero che questa cosa venga colta. Ovviamente il fatto di rimanere senza voce è un problema piccolo quando si tratta di un video al giorno su YouTube, perché per me è un problema grande, un problema di valore, perché quando faccio una promessa faccio di tutto per mantenerla, qualunque sia la promessa, non c'è un livello di importanza. Ma se io prometto qualcosa, cerco di dare il meglio di me stessa per mantenere quella cosa. E se si presentano dei problemi, per trovare le soluzioni a questi problemi,
Ma al di là di quello, spero di aver dato dimostrazione che così nel piccolo, come nel piccolo, anche nel grande si possono fare queste cose, anche nel grande ci si può impegnare a trovare delle soluzioni pensando un po' fuori dagli schemi, un po' fuori dalla zona di comfort, un po' fuori dalle regole, un po' fuori dalle strutture e trovare magari proprio quella che è la soluzione che apre un mondo diverso di opportunità da quello che magari era un piccolissimo problema o magari un grande problema. Raga, che dirvi? Io vi ringrazio, ritengo che il merito sia anche vostro perché come sapete per me il canale non è senso unico, è a doppio senso e quindi anche il fatto che io mi senta così impegnata e così responsabile nei confronti di qualcuno fa sì che io trovi costantemente la forza per impegnarmi ogni giorno anche quando non sto bene e per dare al mio corpo e oltre che al mio spirito degli stimoli importanti, che le persone che stanno sempre male sanno benissimo cosa sto dicendo. Spesso non si trova la forza per andare oltre questi problemi, perché veramente il fisico purtroppo lede tantissimo quello che è l'umore. E anche se il tuo umore è alto, però non riesci concretamente a metterlo in pratica nella vita di tutti i giorni perché il tuo fisico è bloccato, si fa fatica a mantenersi up, per cui molti di voi io sono sicura che sanno benissimo di che cosa sto parlando, però grazie a certe cose, che può essere lo stimolo della musica, lo stimolo delle altre persone, magari lo stimolo di un figlio, di un bambino che ha bisogno di noi, nel mio caso anche lo stimolo di riuscire a darvi quello che vi ho promesso sul canale, ecco, queste cose riescono veramente a creare quella forza per farci andare avanti laddove la forza non c'era ed è una cosa veramente magica. Per questo io vi ringrazio anche di essere stati con me fino alla fine di questo video. Vi mando veramente con tutto il mio cuore, vi mando un bacio e questa volta vi voglio mandare anche un abbraccio enorme. Spero di vedervi in tantissimi alla Libreria Esoterica questo sabato. E chi non lo vedrò so che sarà con me lo stesso perché sento, effettivamente sento che mi pensate e sento la vostra energia. Vi mando tantissimo, tantissimo amore. Ci vediamo domani per un altro video.